questione, secondo noi, centrale è l'attività di accertamento. Sicuramente l'attività di accertamento fa riferimento ad un presidio che l'Agenzia delle Entrate detiene come fondamentale per portare avanti quella che è giusta come lotta all'evasione e all'elusione fiscale, però sarebbe fondamentale una volta per tutte creare quella funzione collaborativa, determinare, favorire quella funzione collaborativa tra contribuenti e amministrazione fiscale, che dovrebbe essere in termini bidirezionali, cioè il contribuente è disponibile a rispondere alle richieste dell'amministrazione finanziaria e quest'ultimo maggiormente sensibile e disponibile nel valutare attentamente tutte le osservazioni che il contribuente farà o facesse, nel caso specifico, prima di emettere qualsiasi atto impositivo. Naturalmente, spesso si assiste ad atti emessi con una certa facilità, talvolta sovrastimati, e in funzione anche della successiva procedura di definizione stragiudiziale. In questo caso andrebbe resa più snella e rapida la procedura di annullamento in autotutela di un atto già emesso, almeno quando il contribuente dovesse presentare argomentazioni e documenti di cui l'esame non possa che dicerne, dal cui esame non possa che discernere l'erroneità dell'atto. Queste decisioni spesso avvengono, ma sono più volte influenzate dal successivo controllo interno subito dal funzionario interessato. Quindi è chiaro che definire, creare, costituire quella azione mirata di coesione e collaborazione tra le due parti, credo che sia un obiettivo che questa revisione della norma debba porsi anche per avere probabilmente una maggiore, volontà da parte del cittadino di partecipare in maniera costitutiva a quelle che sono poi le riserve che lo Stato dovrà acquisire, ripeto, per poterle investire in relazione ai progetti che una nazione sana dovrebbe definire, avere e quantificare, potendo ricorrere appunto al contributo di tutti.